famoso chef Antonino Cannavacciuolo prende ben 3 stelle. Michelin viene consacrato dunque nell'ambito della ristorazione, la guida Michelin ha ufficializzato il verdetto l'eccellenza d'Italia, 385 stelle più 7 rispetto all'anno scorso, e vi ricordo che però il record rimane, diciamo così, a Roma. Bartolini infatti si conferma come lo chef, come cuoco più stellato di tutto il nostro paese, l'Italia. Una notizia che in qualche modo getta una luce nuova, se vogliamo, no? Nell'ambito della ristorazione, dove il buon Cannavacciuolo va letteralmente a primeggiare, e dunque la capitale d'Italia, Roma, batte la città di Milano, capitale della moda, ottenendo un risultato abbastanza importante, azzardo a dire. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Cordiali saluti a voi e al prossimo video.